L'iscrizione al canale di Marco Pitano non è negoziabile. Io gli darei retta, raga, perché è bello grosso. Benvenuti sopravvissuti, ci sono info pazzesche su Fallout 76, quindi mettetevi seduti e tenetevi forte. Anche se avete visto i miei video, fondamentalmente già sapete tutto, perché ho predetto tutto come nonna Murphy fatta di jet. Una delle notizie più belle confermate è che saranno implementati i server privati, dove potremo decidere se giocare soli o invitare i nostri amici, aggiungere delle mod e alterare il mondo a nostro piacimento. Stupendo, regà, preparatevi, perché se entrerete nel mio server, starete per entrare in una valle di lacrime. Vi spawno 400.000 mostri. Godzilla ve lo faccio uscire da tutte le parti. Comunque verranno implementati in futuro anche dei server pubblici PvE, ma per la beta e i primi mesi di gioco ci saranno soltanto server PvP. PvP sarebbe noi contro altri player, PvE sarebbe noi contro l'ambiente, contro il gioco, contro i mostri, insomma. Comunque Todd rassicura tutti, anche se sarete in server pubblici PvP, quando entrerete in gioco vedrete altri giocatori, ma non sarete obbligati a interagirci. Cito testualmente: li puoi vedere ma non li devi combattere per forza. Sono tantissime le cose che potrete fare con gli altri giocatori. La maggior parte delle interazioni, come avevo predetto io, saranno legate al baratto. Dopo che avremo raccolto un sacco di cose, potremo decidere se mettere un robot nell'insediamento a vendere le cose oppure calarci nell'interpretazione del mercante. E io mi sto già a preparare. E qua bella signora che c'ho frutto mutato fresco fresco. Se tagliamo, raga. Poi verranno applicate anche varie funzioni che serviranno per difendere i giocatori dai classici bimbi minchia che si divertono solo a rendere l'esperienza frustrante alle altre persone. Per ora sappiamo che una sarà che non potremo essere uccisi prima di arrivare a livello 5. In più non si potrà uccidere la stessa persona molte volte di fila in un breve periodo. Potremo anche decidere se respawnare vicino o lontano. Anche qui Todd aggiunge una cosa molto interessante, che non vuole andare a intaccare la libertà dei giocatori e che dovremo difenderci da soli. Che infatti chi avrà un comportamento cattivo con gli altri giocatori avrà, diciamo, una taglia sulla testa. Fondamentalmente, regolandomi con gli altri titoli, io immagino che quando usciremo dal Vault avremo un karma neutro. E in base a come ci comporteremo con gli altri giocatori, avremo un karma cattivo o buono. E se avremo un comportamento aggressivo immotivatamente con gli altri giocatori, verremo visti come nemici da tutto il server. Altri youtuber italiani hanno pensato a taglie in stile GTA, io sinceramente non credo sia quello. Si avvicina di più a questa meccanica che ho immaginato io, secondo me. Poi ovviamente è una teoria. A proposito di come si otterranno le missioni, ci sono delle novità, oltre a quello che già sapevamo. Potremo prenderle tramite o nastri, con il Pip-Boy, o con robot, e a quanto pare potrebbe esserci la possibilità, non è ben chiaro, noi stessi potremo assegnare missioni ad altri giocatori. Che poi, non essendoci fazioni, e col fatto che forse potremmo dare missioni alle persone, potremmo crearle noi le fazioni. Cioè, potremmo essere noi stessi Preston Garvey, potrei venirvi a dire. Un altro insediamento ha bisogno d'aiuto. Ah, se si può fare, che ve lo dico, vi giuro che ve lo dico. Cacchio se lo faccio. Per quanto in rete gira una voce che potrebbe esserci una fazione segreta di Ghoul pazzi, che saranno gli antagonisti del gioco, ma è solo un rumor, quindi niente di certo, però sarebbe molto figo. Io sta cosa di fazione, raga, la stoppia molto seriamente, quindi se anche voi cercate amici, persone con cui giocare, vi consiglio di iscrivervi al canale e di seguire il link in descrizione per arrivare al gruppo Telegram. Ecco, adesso parliamo degli insediamenti, ragazzi, che qui ci sono le vere e proprie novità. Praticamente gli insediamenti saranno legati al nostro personaggio e potremo passare di server in server e l'insediamento verrà con noi. E non solo, dal momento che noi ci disconnetteremo, scomparirà con noi anche l'insediamento. Quindi stiamo tranquilli, perché tanti mi scrivevano: io come faccio ad andare a dormire se la gente mi ruba le cose? Agitatissimi. E questa, ragazzi, è una grande tutela, perché, cioè, vi giuro, io ho giocato a certi giochi tipo Citadel Forge of Witfire, mi pare che si chiamava, dove dovevamo fare turni per difendere la casa, perché la gente ci veniva a rubare le gente. Per farvi capire. Mentre se malauguratamente qualcuno avesse costruito l'insediamento proprio dove eravamo noi, cosa veramente difficile visto che la mappa è mastodontica, le alternative sono due. O spostiamo in blocco il nostro insediamento in un posto diverso, perché a quanto pare potremo direttamente con un click richiudere il camp, tipo i capsule corporation the Dragon Ball, per capisse, e rimontare l'insediamento in un'altra parte. Oppure potremo metterci a distruggere l'insediamento del vicino, che indispettito se ne andrà. Stessa cosa potrebbe fare lui. Per evitare questa cosa non si potrà costruire nei pressi del Vault, anche per evitare che venga usato per bloccare le persone dentro al Vault. E gli insediamenti sono distruttibili proprio per questo motivo. Un altro motivo è, come già avevo detto io, che qualcuno potrebbe occupare luoghi importanti della mappa e usare l'insediamento per danneggiare altri giocatori, non per difendersi. Gli insediamenti infatti serviranno fondamentalmente per difendere le nostre risorse. Comunque, se verranno distrutti, sarà molto facile ricostruirli e serviranno soltanto dei tappi. A quanto pare non saranno neanche completamente distruttibili.
Non si è ancora ben capito che succederà se verranno colpiti però da una testata nucleare. Che figata! A quanto pare notizia molto negativa è che non ci sarà il cross-platform, a quanto pare proprio per colpa di Sony, che si è opposta categoricamente. Non si è capito bene il motivo, io ho fatto delle supposizioni tipo non mi fido di quell'americano belloccio con giacca di velluto blu. Che cos'è? Cross-platform? Sarebbe la possibilità di giocare insieme da piattaforme diverse. Quindi da Xbox, PS4, PC, tutti nello stesso server. Però non si è capito perché la Sony si è opposta. Ultima novità è il sistema di avanzamento di livello, che lo troviamo un po' cambiato. Lo special questa volta sarà gestito con delle carte collezionabili, ma non vi mettete paura, raga, non ci saranno spacchettamenti, acquisti, lo faccio per voi, leggendarie, ciccio gamer, non ci sarà niente di questo, quindi tranquilli. Ci saranno sì le microtransazioni, ma saranno soltanto legate a fattori estetici del personaggio. E serviranno proprio perché i DLC saranno completamente gratuiti. Comunque riguardo di queste carte si sa veramente poco, quindi non mi voglio troppo sbilanciare. Sappiamo che si potranno scambiare, potenziare e che avranno dei bonus e dei malus. E se ne potranno equipaggiare solo un numero limitato. Mentre non sappiamo come si otterranno, probabilmente salendo di livello, e non sappiamo quante saranno in totale. C'è la possibilità che siano tantissime queste carte, quindi renderanno il gioco veramente longevo. Io già ho voglia di collezionarle tutte, anche con le piccole differenze. Il grande dubbio ora, come si ottiene una specifica carta? Probabilmente magari se io uso frequentemente un tipo di abilità otterrò il tipo di carta legata all'abilità. E poi le carte ai suoi talenti fondamentalmente. Esempio, se io ammazzo tutti a pugni in faccia, prenderò tutte carte relative all'abilità forza. La cosa difficile sarà equipaggiare le carte giuste per quello che dovremo affrontare. La cosa brutta potrebbe essere che da un momento all'altro un personaggio potrebbe cambiare completamente stile di gioco e diventare fortissimo quando 2 minuti prima era super stealth. Però non sappiamo bene se potremmo cambiare le carte in 1 minuto oppure soltanto si possono cambiare le carte 1 volta al giorno. Questo ancora non si sa. Comunque la cosa figa è che ce le potremmo scambiare ste carte, quindi sarà figo, ci saranno quei momenti pure del baratto. Senti, vabbè, me dai 3 frutti mutato, te do una carta abilità, che ne so, può succedere tutto. Quasi dimenticavo, ci sarà il viaggio rapido ma non ci saranno veicoli. Forse neanche i Vertibird, non si sa questo. Se avete ancora qualche dubbio tipo sulla radio, come funziona lo stealth, vi consiglio di andare a vedere i miei video precedenti perché ne ho già parlato ampiamente, li trovate in descrizione. Comunque ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di condividere e di attivare la campanella perché appena ci saranno info sulla beta io vi avvertirò. E comunque sì, se ve lo state chiedendo il Liberty Prime lo guido io. E domani live guidando il Liberty Prime. Dai, è bella, ragazzi.